Tanto aspettiamo qualche, siamo live, qualche canonico secondo prima di iniziare. Ok, allora benvenuti a tutti e tutte. Questo è il terzo incontro di Younger Lab Formazione e Strumenti che organizziamo come Emilio Doc in coprogettazione con l'Informa Giovani del Comune di Bologna. E, abbiamo già avuto due incontri, diciamo, le tematiche che abbiamo affrontato erano quelle del volontariato, il terzo settore, il servizio civile, e ci siamo confrontati con esperti e anche con giovani che ci hanno raccontato la loro esperienza. Oggi siamo molto felici di avervi come ospiti. Con noi ci sono appunto Federico Bastiani, giornalista e fondatore della Social Street di Via Fondazza, e un giovanissimo, designer, Pietro Pignatti. Ciao. Ciao a tutti. Allora, volevo soltanto ricordare che per chi avesse curiosità, volesse fare domande, può fare dei commenti direttamente sulla chat, sui commenti alla live di Facebook. E niente, io a questo punto lascio la parola a Federico e buona visione. Grazie, grazie mille. Allora, vabbè, sarò brevissimo perché io, insomma, sono ti ringrazio per l'introduzione. Ho conosciuto Pietro circa un anno fa, è un amico di una mia carissima amica e mi ha colpito subito la sua intraprendenza per essere, diciamo, così giovane. Io sono un giornalista, mi occupo di innovazione, mi appassiono alle storie di persone, a progetti che tentano di trovare delle soluzioni a dei problemi. In questo caso siamo nel campo del design. E Pietro si è focalizzato sulla sua passione e ha tentato di trovare un modo per trasformarlo in qualcosa di creativo. E perché no? Volendo, vedremo se in futuro magari sarà anche un business. E questo credo che sia una cosa più importante e anche di ispirazione per gli altri ragazzi della sua età, ma non solo. E inoltre ho apprezzato anche che un ragazzo così giovane non si sia focalizzato esclusivamente su se stesso. Pensando al proprio progetto in modo un po' individualista, ma ha pensato anche ad un modo per restituire qualcosa alla collettività. E questo penso che sia un secondo bel messaggio di tutta questa storia. Mi sono trovato quindi qualche mese fa a condividere la storia di Pietro con Laura Tagliaferri dell'Informa Giovani, e quindi oggi eccoci qua. Quindi colgo l'occasione per ringraziare nuovamente Laura e tutti voi per lo spazio che avete voluto dedicare a Pietro. A questo punto direi di lasciare la parola al protagonista. Perfetto, grazie molto per l'introduzione da tutti e sono molto contento di essere qui e di parlare con voi sul mio progetto che mi è molto vicino al mio cuore. Allora, oggi cosa facciamo? Questa è una piccola selezione di cosa ti parlo oggi, che voglio provare a coprire un paio di temi, non solo cosa ho fatto io, ma anche darti delle idee che forse potete anche portare via per cominciare dei progetti forse vostri. Allora, chi sono? Allora, io sono uno studente di 17 anni e vado a un collegio in Inghilterra, un boarding school, vado lì da 4 anni e forse come sentite anche dal mio accento, sono italiano di genitori, ma sono nato a Londra, perciò di prima lingua sono inglese, ma mi sento molto, molto italiano lo stesso e questo qui è una cosa che appartiene tanto anche al progetto che ho fatto e a parte del progetto che ti spiego dopo. Allora, cosa ho fatto e perché sono venuto a parlare con voi? Allora, io ho fondato nel 2017 un'organizzazione in beneficenza che vende un utensile di cucina che si chiama Avogo. Poi altre cose che ho anche fatto che non spiego, ma vi sottolineo velocemente. Ho fondato un'azienda di asporto di gelato, anche quello in beneficenza durante il lockdown, che dava tutti i profitti al NHS, che è il Servizio Pubblico Sanitario inglese. E poi ho anche fondato Entrepreneurship Garage, che è un programma a scuola che aiuta persone nella comunità che hanno meno opportunità a scuola, sono da dei. Vengono da delle vite un po' più difficili e li proviamo a dare anche
non solo idee, ma anche dei soldi tutti gli anni per aiutarli per creare un progetto loro. E vi provo a spiegare anche a voi un po' delle tecniche che gli insegniamo a loro in questo Entrepreneurship Garage. E le mie passioni grandi sono cucina, design e poi accademicamente anche ricerca su conflitti di risorse alimentari. E questa è una cosa che ha molto ispirato questo progetto fin dall'inizio. Allora, Avogo, come ho detto, è stato creato nel 2017. È un utensile che vedi nella foto che viene usato per aprire e snocciolare un avocado. È stato lanciato dopo un progetto di design che vi spiego dopo, che mi sono iscritto con un crowdfunding nel 2018, dove abbiamo venduto 250 pezzi di Avogò e ora viene venduto online e anche in due negozi a Londra. E tutto questo in beneficenza. E fin dall'inizio del progetto abbiamo dato in beneficenza 14.500 euro in beneficenza a Modatima, un'altra cosa che ti spiego un po' più tardi. Allora, come è cominciato Avogò? Allora, all'inizio mi sono iscritto non come individuo, ma come un gruppo con altri quattro amici all'inizio, che poi siamo finiti solo io e un altro amico, in una sfida di design che si chiama Design Ventura, che è una sfida di 2.800 scuole che danno un'applicazione con il loro design per una sfida per vincere soldi e poi anche pubblicità nel loro museo a Londra, che gli dà la possibilità di creare e lanciare questo prodotto. E il tema per questa sfida era di creare un prodotto che facilitava la vita quotidiana di un appassionato di design. E questo è il motivo che è cominciato la mia passione per design. Prima di quello io non avevo mai fatto niente con design technology, non avevo nessuna esperienza e questo qui mi ha buttato dentro questo progetto. Allora all'inizio non sapevo cosa fare, non sapevo dove cominciare. Dopo vi faccio un po' vedere cosa potete provare a fare guardando dalle mie esperienze e anche dai i miei problemi che ho affrontato. E il problema veramente l'ho anche trovato quando stavo facendo una cosa abbastanza banale. Stavo prendendo il treno andando da casa, perché è un collegio, un boarding school, che vuol dire che tutti i lunedì e venerdì devo andare a scuola in treno. E quando vado in treno, lunedì mattina parto molto presto, tipo alle 6, e allora non avevo tempo per prepararmi la colazione a casa. Allora mi portavo spesso un avocado, un po' di pane, l'avocado intero in treno, mi portavo un coltello. Ora che lo spiego mi sembra una follia, ma al momento mi sembrava normale, in treno, e me lo tagliavo e me lo facevo in treno. E poi portavo il coltello, ovviamente, a scuola per la settimana e poi me lo riportavo a casa. Allora stavo trasportando un coltello di 22 centimetri da scuola e a casa 2 volte a settimana. E questo qui ho pensato è il problema perfetto per risolvere per questa sfida. E invece di cominciare con la soluzione, ho trovato prima il progetto, che era il problema. Una volta che ho impostato i parametri del progetto, ho iniziato a fare il prototipo del design. E questo qui vuol dire che ho disegnato per quasi 2 mesi prototipi diversi, ho preso tanta ispirazione da Alessi e questo qui mi ha aiutato a provare a fare il disegno, e questo qui con tanto aiuto della mia scuola, perché come vi ho detto non avevo esperienza prima del design. E alla fine, tipo a dicembre, abbiamo avuto il prototipo finale che abbiamo fatto e ammesso in questa sfida, un concorso internazionale sponsorizzato dalla Deutsche Bank, che alla fine abbiamo vinto l'anno precedente, no, scusa, l'anno seguente. Allora, come potete voi cominciare un progetto? Allora, come vi stavo dicendo prima, io ho trovato il problema e non la soluzione prima di cominciare tutto il progetto. E questa è una cosa fondamentale. È impossibile trovare la soluzione se non trovi la causazione, che è il problema.
una tecnica che potete provare a usare è fare una lista sul tuo telefono, che io faccio ancora, e scrivere tutte le cose che ti infastidiscono, no? Tutte le cose che ti danno molto noia. Scriverlo sul telefono tutti i giorni, devi essere fissato, sempre mettere cose nuove, e quando hai fatto questa lista, puoi finalmente tirare fuori questi problemi, osservarli e pensare che tipo di soluzioni posso avere per questi problemi. Allora, quando ce n'hai 5, prova a trovare 20 altre soluzioni per ogni problema e vedrai che questo è molto difficile, e se non ce la fai a trovare tipo 20 soluzioni, è molto probabile che il problema non è, come non si può risolvere, allora non è possibile farlo come un progetto. E questa mia idea non era il primo problema che ho trovato, ho provato tipo altri 15 problemi per risolvere per questa sfida, e finalmente sono arrivato a questo, e dopo tanto tempo ho trovato una soluzione che mi sembrava giusta. Un'altra cosa molto importante è che devi solo lavorare su una cosa che sei appassionato e sei pronto per dare tanto tempo a questo progetto. Io sono molto interessato nella cucina, mi piaceva sempre il design, Alessi, c'è un posto a Londra che si chiama Condran Shop, che vende cose da design e utensili bellissimi, che a me mi è sempre piaciuto, allora questo qui mi ha dato l'ispirazione e la motivazione per metterci ore e ore per trovare queste soluzioni. E una volta che hai trovato queste soluzioni, devi trovare quella più praticabile, che puoi poi usare come fare, come cominciare il tuo progetto. E questo, di nuovo, non sottovalutare quanto tempo ci mette. Allora, se portate via un po' di aiuto da questo talk, vi dico, metteteci tanto tempo, perché ci vuole, e poi lo merita alla fine. Allora, io come ho commercializzato Avogo? L'ho lanciato con una campagna di marketing con la mia scuola, che abbiamo fatto un press release con il loro team di PR, che abbiamo mandato degli articoli scritti da loro a tutti i giornali quotidiani inglesi, e siamo usciti su tutti i giornali. Questo era tipo a marzo 2018, e questo ci ha molto aiutato con la visibilità che avevamo bisogno. E quando avevamo questa visibilità, abbiamo deciso di lanciare un Kickstarter, che è un crowdfunding online, per distribuire 250 Avogo in cambio di un capitale di avviamento, che era dai 10 sterline in più per avere un Avogo come prize, si chiamava nel sito. E quando abbiamo finito il Kickstarter, che l'abbiamo finito molto velocemente, è andata molto bene a causa di questa visibilità e questo marketing che abbiamo fatto, abbiamo concluso molto velocemente, venduto tutto, e da marzo fino a settembre era già finito il progetto. E questo per me mi ha appunto un piccolo problema, perché dopo quello non sapevo più come rivivere il nome Avogo, perché avevo già fatto. E da questo abbiamo provato a creare un nuovo immagine per Avogo. Questo qui ci ho messo anche quasi un anno e mezzo per ricreare l'immagine nuova di Avogo. E nell'estate 2019 abbiamo avuto dei colloqui con Liberty London, che è un outlet di utensili di design a Londra molto importante, e stavamo per firmare un contratto di venderli 500 Avogo al mese per 2 anni, e tutto questo in beneficenza. E il motivo che abbiamo quasi preso questo contratto, perché abbiamo creato un nuovo immagine di Avogo, che era un prodotto molto più di alta gamma, di lusso, fatto in Italia, fatto da artigiani italiani, da vicino di dove sono io in Italia. Io sono di Firenze, appena fuori, e questo artigiano che ho fatto creare Avogo, che è Scarperia, si chiama Coltelleria Saladini, hanno ricreato e hanno alzato la gamma di Avogo, che a Liberty li è molto interessato. E poi abbiamo
avuto dei problemi. Ci ha messo quasi 6 mesi questo contratto per essere firmato e a febbraio Liberty ha chiuso per il Covid e il contratto è scomparso, non li abbiamo mai più risentiti, abbiamo perso tutto il progresso di un anno e mezzo. E questo vi spiego che dovete essere pronti quando fate un progetto di questo tipo, che affrontate spesso dei grandi problemi. Speriamo mai grandi come il Covid, ma è molto possibile che perdete mesi di lavoro e dovete essere pronti per essere attivi per risolvere questo problema. E noi abbiamo deciso, dico noi, io e il mio partner, di rilanciare Avogo questo dicembre passato indipendentemente. E siamo andati di nuovo da questi artigiani, abbiamo detto come ci puoi aiutare per creare un prodotto così bello che si vende da solo. Allora siamo tornati in Italia, siamo andati a Firenze, abbiamo trovato questi artigiani che ci fanno il packaging in cotone biologico con il nostro logo Avogo messo. E poi ho contattato di nuovo la mia scuola, che c'ha un sito dove vende merce della scuola e hanno molto carinamente deciso di vendere anche il nostro Avogo sul sito e 2 giorni fa, per l'appunto, ho venduto l'ultimo Avogo di 200 Avogo ieri. Allora abbiamo appena finito l'ultimo saldo di Avogo, che è stato molto molto bello. Allora, creando un marchio, questa è una cosa che dovete fare se volete lanciare un prodotto, ma anche se fate un progetto, e creare un brand con un come forte è una delle cose più importanti. Fin dall'inizio il progetto ha avuto l'obiettivo di essere un'organizzazione non profit che crea una discussione e questa è una grandissima parte del prodotto. Quando lo compri sul sito, quasi metà di tutta la descrizione è data solo per una descrizione dell'organizzazione che diamo in beneficenza. Perché a noi è molto importante che te, quando compri l'Avogo, stai comprando anche un po' nella nostra motivazione, che è per aiutare gli agricoltori in Cile, che non hanno accesso all'acqua perché agricoltori grandi di paesi come di altre compagnie che vengono in Cile li portano via l'acqua e loro non hanno più l'acqua per mangiare, ma anche per sostenere il loro lavoro. Allora noi gli diamo tutti i nostri profitti per aiutarli e questa è una cosa molto importante per noi, ma anche per il brand. Per questo abbiamo anche usato il background e la storia di Avogo per creare un brand unico. Su questo dico, ho usato molto la mia storia italiana. Ho usato il fatto che io sono italiano, di Firenze, in un posto dove ci sono artigiani, per aiutare a creare un brand di qualità molto alta, che poi anche appartiene a me. Allora è una cosa personale e quando la gente compra l'Avogo sta comprando anche un pezzo di me. E questo è importante, fare un progetto che le altre persone pensano che stanno non solo investendo nel prodotto, ma anche in te. E questa è una cosa molto importante, non solo nel commercio, ma in tutti i progetti che fai. Deve essere personale, non solo per te, ma anche per il cliente. E la nostra etica, in tutto il nostro business, è sempre stato che il segreto per avere è dare. E se noi diamo più in beneficenza, possiamo aspettare più indietro dai nostri, consumatori di Avogo che li comprano. E cosa sono gli obiettivi di Avogo? Allora, l'abbiamo creato praticamente fin dall'inizio, pensando di portare luce a problemi di coltivazione non etica dell'avocado in Cile. Poi volevamo spargere il concetto di consumerismo consapevole, e questo qui è di dire che non è la cosa giusta di non più comprare avocado, perché non è la soluzione che stai portando via l'unico business che hanno tanti in Cile, ma comprare gli avocado giusti. Questo qui sarebbe l'avocado organico che viene prodotto in dei metodi sostenibili e questo qui è un concetto che vogliamo spingere tanto.
Poi vogliamo anche sottolineare l'importanza di sostenere le comunità che perdono a causa della crescita del consumerismo. Questo è successo molto in Cile, ma anche nella nostra zona in Italia. Tutti gli artigiani in scarperia hanno visto hanno perso tantissimo business con la crescita di coltelli che vengono venduti a gamma più bassa, che costano meno, che vengono prodotti nell'Asia dell'Est. E per noi è sempre stato importante di aiutarli, non con beneficenza, ma portandoli il nostro business a loro e portandoli il nostro lavoro come progetto e lavorare insieme con loro e parlarli tanto. E poi anche quando facevamo uscire dei articoli, li mettevamo il loro nome, così possono avere un po' di visibilità che li aiuta. E questo è stato molto importante anche con questa organizzazione in Cile. Li stiamo portando una visibilità che non hanno mai avuto, perché di questo problema non so voi, ma molti pochi ne sanno di questo problema che c'è in Cile, che ve ne spiego un po' di più dopo del problema, ma con la crescita del consumerismo l'avocado ha creato dei problemi etici molto problematici in Cile, e abbiamo sempre voluto dargli questa visibilità a questa organizzazione per combattere questo problema. E poi, ovviamente, vogliamo avere il maggior successo economicamente per dare in beneficenza il massimo a Modatima, che è l'organizzazione che diamo. E poi vogliamo anche promuovere l'approccio di commercio, di social entrepreneurship. Questo è un tipo di business dove lo stesso, l'idea è di creare il massimo profitto, ma senza avere dei impatti negativi sulla tua comunità, e per l'appunto avere la tua comunità nella prima parte di tutto quello che fai. La settimana scorsa mi hanno detto che avete avuto uno che ti ha parlato del volontariato, e questo è simile nell'idea che puoi fare un progetto for profit, però che aiuta lo stesso la tua comunità e non crea male. E questa è una cosa che abbiamo sempre voluto promuovere. Allora, Modatima sono dei attivisti in Cile che fanno guerra praticamente contro il governo per i diritti dell'acqua. Allora, in Cile, fin dal 1981, l'acqua è diventato un utile privato. Sotto Pinochet hanno deciso che era più efficiente se l'acqua diventava un utile privato, e questo vuol dire che per prendere l'acqua devi praticamente comprarla, compri le azioni dell'acqua pubblica e compri l'accesso. E questo vuol dire che se non hai i soldi e l'acqua è cara, non hai zero accesso all'acqua. In questo posto, in Petorca, in Cile, ci sono questo villaggio dove non c'hanno nessun'acqua. Gli viene portato una volta al mese in camion e c'hanno solo 36 litri come per persona al giorno per tutta la settimana, che la media italiana è 80 litri a persona al giorno. Allora è meno della metà. E questo è totalmente a causa della produzione dell'avocado in Cile. Fin dal 1000, circa quando è diventata privatizzata l'acqua, la produzione di avocado è salita del 500% in Cile. E questo qui ha avuto un grandissimo impatto sul livello dell'acqua nella zona, perché tutti gli agricoltori, invece di provare a coltivare in un modo sostenibile, vogliono alzare al massimo i loro profitti, allora portano via l'acqua legalmente e no, da tutti i villaggi perché il governo li lascia praticamente. E questo qui è un problema che Modatima sta provando a battagliare contro, ma hanno bisogno ancora di aiuto economico, ma anche la nostra visibilità, e questo qui è il motivo che li aiutiamo. E per l'appunto li ho trovati quando stavo facendo la mia ricerca come vi dicevo, nel conflitto delle risorse alimentari. E questa qui era la prima organizzazione che ho trovato in Cile che
che sta facendo questa cosa contro il furto dell'acqua dagli agricoltori. E loro spesso organizzano delle proteste contro il furto dell'acqua dai parti dei agricoltori, ma purtroppo spesso vengono oppressi dal governo per le loro azioni. Allora, per l'appunto, 2 anni fa il fondatore di Modatima è stato arrestato e messo in galera per 150 giorni perché ha fatto un'intervista con CNN dicendo che il loro ministro dell'interno stava comprando tutte queste aziende che produceva Vogo e gli dava i diritti dell'acqua a dei prezzi sotto mercato. E invece di arrestare il ministro degli interni, hanno messo lui in prigione. Ok. E se volete, se ho mancato qualcosa, mi volete far sapere, ma se no non c'ho tanto altro da aggiungere. Se avete domande. Allora, intanto vorremmo ringraziarti perché è interessantissimo anche gli spunti, insomma, tutto il contesto che c'è al di là del design, cioè sicuramente è, non so, una condivisione preziosa per scoprire anche cose che magari ci coinvolgono. Scusate, si sente una moto che passa, ma se chiudo le finestre muoio, quindi insomma, sicuramente da questo punto di vista è veramente interessante. Avevi parlato anche dei progetti, di altri progetti che stai portando avanti e che, da quello che ho capito, seguono sempre questa dinamica, no? del insomma, l'idea, il progetto che viene portato avanti, un elemento di beneficenza, quindi creare anche risorse per altre persone. Vuoi un attimo spiegarci anche questi progetti, che cosa sono, se ti va, insomma, anche velocemente, giusto, anche per capire un po', sicuramente anche un punto di vista, insomma, se sei in Inghilterra, anche la situazione è diversa, capire anche come è stata affrontata, visto che uno dei temi, se non sbaglio, era legato anche all'emergenza Covid, quindi sicuramente sarà... Certo. Allora, uno dei progetti è che a maggio dell'anno scorso non c'avevo niente da fare. In Inghilterra la crisi di Covid era a un livello veramente pazzesco, la sanità pubblica in Inghilterra non aveva praticamente zero soldi per gli ospedali a Londra, non avevano spazio, un numero di morti pazzeschi, e io che non avevo finito la scuola, perché la scuola era online e non c'era più niente da fare, ho deciso che volevo combinare la mia passione di fare per l'appunto il gelato, che è la cosa che a me mi piace fare, non esattamente cucina, ma mi piace molto farlo, il gelato, e volevo abbinare queste due passioni. E da lì che avevo a casa la mia mamma, la mia sorella, che è un graphic designer che fa il branding, abbiamo creato questo business model di trasportare e fare asporto di gelato a Londra, che da un ristorante chiuso, che mi hanno dato lo spazio, io facevo il gelato tipo domenica e lunedì e martedì lo portavo in giro a Londra alla gente che mi metteva l'ordine e poi mi mandavano i soldi e io mandavo i soldi direttamente all'NHS. E questo qui l'ho fatto per 3 settimane, abbiamo fatto 4.500 sterline, abbiamo venduto tipo 250 kg di gelato e abbiamo fatto una quantità di chilometri intorno a Londra notevole. E questo, di nuovo, questo progetto è nato per una passione per aiutare la mia comunità come Avogo, è nato di nuovo da una mia passione come Avogo. Mi piace il design, mi piace ricercare i conflitti di risorsa alimentare, qui mi piace fare il gelato, mi piace cucinare e di nuovo è nata questa idea di trasportare il gelato e venderlo. Grazie. E in termini di tempo, ora, al di là di questo che invece, ecco, hai fatto durante la pandemia, quindi in un momento in cui magari, ecco, di tempo ce n'era di più, ma invece il tuo primo progetto, che comunque hai iniziato mentre eri a scuola, quindi che cosa significa? Quanto tempo comporta effettivamente, insomma, per realizzare una cosa del genere, per progettarla, pensarla? Allora, dall'idea fino al primo Avogo che è arrivato in mano a qualcuno, ci ho messo un anno, esatto.
Sì, un anno. 3 mesi per il prototipo, 5 mesi per vincere la sfida, un altro mese per fare il crowdfunding e poi un paio di altri mesi per mandare tutti a Vogo in giro. Di tempo durante la settimana, all'inizio probabilmente anche 2 ore al giorno per fare il design, tanto tempo. Durante il crowdfunding parlavo praticamente solo di Avogo, tutti che vedevo li dicevo venite a vedere questo sito, cioè questo nuovo prodotto bellissimo, se posso dire, fatto da questo ragazzo geniale, se posso dire, questo genere di conversazioni per mesi. Ho parlato solo sì, di Avogo. Allora è una cosa che mi ha preso tanto tempo. E poi quando sono arrivato al contratto con Liberty, di nuovo tanta pressione, tanto tempo per dargli un progetto finito, perché non volevano un incarico non finito, loro volevano un prodotto praticamente che gli arrivava, lo mettevano dentro il negozio e basta, e allora doveva essere abbastanza perfetto. Poi abbiamo perso tutto questo progresso di nuovo e siamo arrivati da capo, abbiamo dovuto ricominciare a trovare un nuovo artigiano che ce lo faceva, perché non ce la facevamo a mantenere i costi vendendone meno, perché non si poteva produrne il stesso livello. E di nuovo questo qui ci ha messo 5 mesi, un milione di mail, sono andato a scarperia tipo 10 volte per vederlo, chiamarli, mettergli pressione. Sembra sempre che quando stai facendo questi progetti in beneficenza, la gente non ti prende sul serio. E allora hai bisogno di tanto, tanta motivazione per motivare anche quelli che ti devono aiutare, anche se sono pagati. Ma spesso quando fai le cose piccole è difficile avere una risposta. Sì. Allora, tanto tempo. Oh, scusa, dicevi? No, tanto tempo su tutto. E da questo punto di vista oggi, diciamo, che tipo di competenze hai acquisito? Perché insomma, come dicevi tu, erano argomenti che ti interessavano, però non avevi una formazione da designer, quindi ad oggi, che oltretutto presumo insomma avrai dovuto anche gestire la campagna, la parte del marketing, eccetera, quindi quali sono le competenze che te e il tuo socio, insomma, parlavi, insomma, siete due persone che hanno gestito tutto, no? in prima linea. Quindi quali competenze avete sviluppato? Non so se avete fatto anche della formazione nel frattempo su questo, come vi siete comportati? Sì, allora, in termini del design, quello l'ho imparato da zero, come disegnare un prodotto, come fare il prototipo, come avere un'idea che può essere prodotto in numeri più grandi, ma su questo ho avuto tantissimo aiuto dalla scuola. Ma sulla parte che non ho avuto tanto aiuto era fare il crowdfunding. Questa era la nostra idea, di fare un crowdfunding. All'inizio si pensava di non fare un crowdfunding, ma abbiamo deciso, guarda, conosco qualcuno che ha usato Kickstarter, e così ho imparato l'importanza di avere un prodotto che c'hai tanti interessi dietro. Perché l'Avogo ha venduto solo perché c'erano tanti che erano interessati, non solo nel prodotto, ma nel tutto l'idea di aiutare con la beneficenza. E allora, le cose che ho imparato sono l'importanza di branding e di marketing, che senza, anche se il prodotto è bellissimo, è impossibile venderlo, e anche se il prodotto non è perfetto, se c'hai un branding molto forte, puoi salvarlo praticamente. Poi ho imparato il valore di essere un'azienda che dà in beneficenza. Questo qui ti dà tanti, ti mandano tanti che normalmente non lo comprerebbero l'Avogo. L'Avogo ora costa 26 sterline, che è tanto, ma quando lo compri pensi che stai dando a questi cileni che stanno provando ad avere un impatto positivo. E questo qui mi ha insegnato com'è importante la beneficenza e quanto alla gente gli importa dare in beneficenza, molto più di cosa mi aspettavo. Sì. E poi ho imparato tantissime strategie di marketing,
l'importanza di chiamare sempre la gente, ricordarli che esistiamo, provando, abbiamo avuto tanto problema con gli artigiani che non ci facevano il prodotto. Sì, tutti delle strategie di business che senza non avrei imparato, tutte delle cose banali che non ti aspetti. Ma ce l'hai un avogò da farci vedere per caso? Perché a questo punto siamo curiosi, non so se li hai venduti tutti. Li ho venduti tutti, pure il mio per l'appunto. Ah, ecco, a scuola non ce l'ho, ma se andate sul sito, se vedete ancora. Magari lo mettiamo il sito direttamente. Aspetta. Sì, lo metto nella chat. O se no, sì. Sai cosa, posso sì. Andare... Perfetto, aspetta che lo metto sulla chat quella con i commenti, così chi... Ah no, non lo posso fare io, vabbè, dopo lo carichiamo, se Mianu ci sta ascoltando può inserirlo lei. E, ok, perfetto, così possiamo vederlo. E un'altra domanda, anche perché insomma, essendo te molto giovane, qual è stata, se ci sono state, cioè se la tua età è stata un limite o un punto di forza, anche per avere una comunità, non so, di tuoi compagni e compagne di scuola, e la scuola, insomma, l'hai nominata tanto all'inizio, quindi anche capire l'impatto effettivo, insomma, se è la tua scuola che aveva una particolare attenzione, oppure tu sei stato molto bravo a farti ascoltare, insomma, anche capire queste dinamiche qui. Allora, all'inizio la scuola è stata fondamentale perché mi ha dato il know-how sul design che non avevo, e questo era, senza il progetto non sarebbe esistito. Dopo che abbiamo vinto la sfida, abbiamo un po' perso questo supporto dalla scuola. E da lì eravamo io e il mio partner che veramente spingevamo l'idea. Tutte le settimane andavamo da i maestri a scuola dicendogli: vogliamo fare questo, vogliamo provare a venderlo, vogliamo creare un vero brand e fare qualcosa. Non vogliamo solo essere quelli che hanno vinto e non hanno fatto niente, vogliamo usare questo privilegio che abbiamo avuto dalla scuola e correre con questa idea. Allora all'inizio era molto importante la scuola, nella parte iniziale della vendita la scuola l'abbiamo un po' persa. Quando abbiamo deciso di rifare il nuovo rilancio di Avogo 6 mesi fa, abbiamo di nuovo avuto aiuto dalla scuola, molto aiuto sul vendito sul loro sito. Allora sì, abbiamo avuto tanto aiuto, ma non sempre, e questo qui mi ha insegnato l'importanza di continuare anche quando non hai questo supporto. Sono stati fondamentali, ma non li abbiamo sempre avuti. Ma anche i tuoi coetanei, nel senso le persone della tua età, si sono ritrovate nel tuo progetto? Insomma, cioè, sicuramente penso sia a 16 anni pensare a un'idea del genere non è da tutti, quindi volevo sapere se è un progetto che è stato compreso o se invece in realtà poi il target a cui ha fatto, insomma, a cui avete venduto o con cui avete dialogato effettivamente era un target di persone più adulte. Sì, il target market del prodotto è sempre stato, non è gente della mia età. Allora su quello non ho avuto come il fan base, se vuoi dire, non è mai stato gente della mia età. Su quello eravamo abbastanza soli in quello. E poi a scuola, all'inizio, come sempre, sono tutti scettici, no? Di un prodotto così, che gli sembra, a un sedicenne non gli sembra una cosa così interessante. E poi l'idea di dare in beneficenza viene visto quasi come una cosa negativa, non una cosa positiva. Mi dicevano spesso: ah, tutto questo sforzo, ne vendi così tanti, a te non ti arriva niente. E questa era un'idea che anche ora, cioè, c'è ancora tanta gente che mi chiede perché lo faccio solo in beneficenza. E il motivo è facile: mi sembra più importante dare a Modatima, hanno più impatto se io gli do i profitti a loro che impatto che ho se me li tengo io. Allora, sì, mi ha aiutato avere 16 anni nel fatto che forse ho avuto più gente che comprava e sono usciti è stato più facile
fare la campagna di marketing, ma se no non mi ha così aiutato. E ti faccio un'ultima domanda, poi vediamo se ci sono altri commenti, ma al momento non mi sembra. Abbiamo inserito intanto, ecco, il sito, quindi per chi vuole andarlo a vedere può vedere nei commenti, c'è il link diretto. Volevo chiederti adesso, che si prospetta il tuo futuro lavorativo, che cosa, cioè questa esperienza, se ti ha preparato per un mondo del lavoro, se vuoi che questo diventi anche il tuo lavoro, insomma un po' capire rispetto al futuro come collegare queste cose, ecco. Certo, allora anzitutto questo è un progetto che spero di continuare ancora per almeno un paio di anni, perché abbiamo una relazione con questa organizzazione Modatima da tanti anni e ci farebbe piacere di continuare a dargli questo supporto che a loro gli cambia tanto. In termini di lavoro, credo che al momento non è che mi chiudo questa opzione, che questo diventa un lavoro, ma mi sembra un po' difficile. Non ho l'esperienza, credo che ho, non ho ancora consolidato tutto che ho bisogno per farlo diventare un'azienda che è autosufficiente. Per questo io voglio andare all'università, mi piacerebbe molto andare in America a studiare, a fare un corso che si chiama Liberal Arts, che è un corso misto, 4 anni invece di 3, che vuol dire che posso fare tante cose diverse per trovare la mia vera passione. Però l'Avogo mi ha dato una cosa interessante che non mi aspettavo, mi ha dato tipo il confidence e il coraggio per provare a fare nuove idee. Il gelato, credo che se non avevo fatto l'Avogo, se non avevo avuto questo successo, non avrei neanche provato a farlo, perché non avrei avuto il coraggio di provare a fare una cosa nuova. E questo credo che mi aiuterà, anche se non esiste ancora l'azienda, mi aiuta di avere questo coraggio di provare cose nuove nel futuro. E questa per me è stata la cosa più importante da Avogo, che mi dà questo coraggio. Ok, grazie. E ad esempio, se tu dovessi adesso, non so, Federico, ti chiamo anche te, ci sono anche altri esempi di giovani, cioè situazioni di giovanissimi, perché a me questa è la cosa che mi ha, non dico cioè mi ha sorpreso, insomma, molto è bello sapere che ci sia questo coraggio, questa forza di mettersi in gioco. Ci sono altre esperienze o altre situazioni simili a quelle di Pietro con cui ti sei confrontato? No, questo è il bello, è per questo che, sì, almeno, poi io insomma seguo abbastanza anche il mondo delle start-up, no? Ne ho scritto anche, scrivo su vari quotidiani così, e infatti mi sono occupato della sua storia, ecco perché poi l'ho anche conosciuto e ne ho scritto su di lui. Mi ha colpito proprio l'età, perché di solito insomma la sua età è complicato. Poi va bene, lui è stato bravo, intraprendente, si è circondato dalle persone giuste, insomma è stato un mix di cose ovviamente, però quello che mi ha colpito è proprio la sua la dedizione che ha avuto nel tempo, perché di solito anche, ha avuto a che fare anche con suoi coetanei per altri piccoli progetti, ma insomma ho sempre notato un po' di incostanza, no? Ecco, cosa che invece Pietro ha sempre avuto e mi ha colpito molto, perché insomma volendo, insomma, tutte le premesse per creare un business ce l'ha, infatti ne abbiamo anche parlato, insomma di potenziale ce l'ha, però insomma era più focalizzato, come ha detto, su altri obiettivi, e ho apprezzato tanto questo, no? Perché vuoi dire, un ragazzo della sua età, se ti trovi dei soldi in tasca, no? Butta via, soprattutto alla sua età. E questo, insomma, tanta ammirazione e tanto rispetto per lui. Sì, questo è interessante. Noi l'anno scorso abbiamo affrontato come tematiche quella appunto di giovani in realtà, non così giovani, che ce l'hanno fatta, e anche persone che invece sono ripartite per costruire qualcosa di bello, interessante, partendo dal fallimento. Quindi chi ha magari è partita con un progetto investendoci soldi, poi ha sbagliato, e invece di buttarsi giù, cosa che sarebbe molto comprensibile, però ha trovato anche la forza di invece confrontarsi, come dicevi tu, magari affrontare il problema, trovare delle nuove soluzioni, e le soluzioni a quel problema sono diventate il nuovo progetto.
E quindi anche questo non so, è interessante, come dici tu, c'è stata la battuta d'arresto, magari ecco la problematica che avete avuto durante la pandemia, però insomma ti ha dato anche la possibilità magari di prendere più tempo per poi ragionare su una seconda produzione del tuo lavoro e quindi insomma anche magari un punto di vista differente che sicuramente è un elemento interessante. Non so se avete dei consigli che volete dare, visto che appunto il nostro pubblico di riferimento sono giovani che si confrontano col mondo del lavoro, anche con i propri progetti, le proprie idee, se ci sono dei consigli che volete dare. Ma guarda, io secondo me forse il messaggio più bello della storia di Pietro è, soprattutto alla loro età, che non è facile, scoprire le proprie passioni e cosa ti piace, perché questa forse è la cosa più difficile, anche nella scelta della scuola, per esempio. E quindi, se è quello che dico anche un po' ai miei figli, che sono molto più piccoli di Pietro, però è quello che insomma mi piace prendere dalla sua storia, è provare a qualsiasi cosa viene fatta nella vita di cercare di trovare quella cosa dove riesci a metterci più passione, perché dopo le cose ti vengono molto più facilmente, no? Non diventa neanche troppo sacrificio, no? Per fare le cose. E così, insomma, invece di trovarsi a 20 anni o 23, quando finisci l'università e dici adesso che faccio? Avere già le idee chiare prima e ottimizzare le risorse e i tempi, insomma, è un bel vantaggio, anche perché poi Pietro si diverte a fare queste cose, non è che questa è la cosa più bella, no? Non è che lo vede come un lavoro, lui dice sì, ho dovuto lavorare 2 ore al giorno, ma se fai qualcosa che ti piace è come, insomma, è un Facili. divertimento. Esatto. No, e E tu, posso Pietro, sicuramente vuoi dire qualcosa? continuare. Un'altra cosa su quello, anche se non hai trovato le tue passioni, ti devi non solo contribuire il tempo come se vuoi fare un progetto, ma anche darti tempo per trovare queste passioni. Non è che ti arrivano subito, è un processo, ci metti tanto a provare a trovare una passione che sei pronto a dare tutto questo tempo. A me non mi è arrivato subito a Lugo, veramente ci ho pensato. Per arrivare dove siamo ora, che è il prodotto finalmente che volevo, lo stesso sono passati quasi 3 anni. Allora, cosa voglio dire? Se non trovi subito la tua passione, datti il tempo per provarlo. Alla fine ti arriva. Senza troppa ansia, che sennò poi viene l'ansia di trovare Esatto. la passione, insomma, anche ognuno ha i propri tempi, le possibilità, anche gli stimoli, penso, perché sicuramente anche. Insomma, dipende dalla situazione, dagli stimoli che si hanno intorno, quindi insomma, mi sembrano comunque degli ottimi consigli. Ma io Esatto. intanto vi ringrazio, se non volete aggiungere altro, non so. Per me va bene Ok. così. Vi ringrazio, volevo ricordare a chi ci segue, chi è arrivato in ritardo, chi vedrà questa pezzi di diretta su Facebook che la diretta sarà completamente salvata e caricata su YouTube, quindi troverete tutte, insomma, le nostre chiacchiere dall'inizio. E niente, vi ringrazio per la partecipazione e l'entusiasmo. Grazie, grazie Cecilia. Ciao a Pietro. Grazie Ciao, ciao. mille. Ciao.